grazie, grazie davvero. Voglio ringraziare un pochino tutti. Userò farlo separatamente per ragioni di importanza che ognuno di voi questa sera ha avuto in questa serata, delle emozioni che ci siamo scambiati e in questa testimonianza che credo che rimanga, almeno per me, come un altro momento di grande vitalità e di grande amore. Volevo salutare prima di tutto queste sciocche grigie che vedo ogni tanto sugli spalti, che mi danno molta serenità, che mi fanno sentire in qualche modo riappropriarmi di un posto così importante accanto a delle persone mature per questa ragione, così esigenti e così meritevoli del mio affetto. Volevo poi ringraziare le fasce un pochino intermedie che mi riguardano anche un pochino da vicino, vale a dire questi anziani ma non troppo zero folli che hanno avuto l'ardire di seguirmi fino a qui in tutti questi anni. Poi voglio ringraziare con estrema generosità ed entusiasmo questi piccolini che mi stanno regalando questi pochi anni, per me molto significativi, perché vuol dire che quello che abbiamo vissuto in qualche misura possiamo consegnarvelo e regalarvi questi momenti che spero vi serviranno nella vita. Oltre ai vostri doveri ci sarà anche la felicità di avere Renato come amico. Vorrei anche ringraziare tutte le puerpere, tutte le signore in stato interessante o quelle che alla fine di questo concerto torneranno a casa e troveranno sicuramente una motivazione in più per stringersi il loro uomo al cuore e regalarmi un nipotino sorcino. Ci spero tanto. Grandi! Allora, io ho una proposta da farvi, un piccolo ripassino delle nostre trasgressioni non troppo andate, di quando davamo fastidio a questi signori col doppio petto, che oggi ancheggiano anche loro, che anche loro, grazie alla zero follia, hanno ritrovato un'anagrafe. Hai voglia a mettersi i doppi petti, Stella? La verità è la verità. Noi siamo stati in questo dei precursori, perché ci siamo dichiarati ufficialmente da quando siamo nati. Dice, ma quello è strano, pensa per te. Scusa, poi quello è strano, fateci caso, no? Fateci caso, tutti questi pedofili, questa gente, questi spacciatori, hanno delle facce spesso normalissime, hanno le 24 ore, operano in settori dell'industria e della vita pubblica, indisturbati, capito loro? Per bene, no? Carini, molto. Allora, adesso facciamo questo ripassino, questo non è un esame di Stato, è soltanto un piccolo interrogatorio scolastico e la materia per cui vi interrogherò, sarà fondamentale che quelli un pochino più attempati diano una mano a quelli giovani per la memoria, per un rinfrescamento della memoria, ma la materia che tratteremo sarà la geometria.
Vi ricordate qualcosa del triangolo?